Ci sono state delle polemiche perché molti non erano d'accordo su questo fermo. Qual è la situazione? Siamo stati costretti dalle autorità marittime, quindi giudiziarie, a fermarci. Abbiamo consegnato tutti i documenti. La vicenda la conoscete tutti. Dopo il Covid noi avevamo fatto delle richieste giustamente per noi che ci dovevano accettare per quanto riguarda di saltare il fermo biologico, perché dopo quasi 3 mesi di inattività rifermare un'altra volta le attività e senza sapere quale sarà quest'autunno, mi auguro che vada tutto bene, ma da come si vocifera che sarà un'altra ondata, quindi sarà un altro problema per tutte le attività. Ci troviamo tutti quanti in una situazione purtroppo arrabbiati, per non essere volgare, perché non hanno accolto le nostre richieste, i nostri sacrifici per quanto riguarda il lockdown, che siamo stati fermi, abbiamo mantenuto tutta la categoria ferma, abbiamo rispettato le norme, siamo state persone che abbiamo pensato alle famiglie, pensato alle strutture sanitarie. Abbiamo poi, come sapete, avuto purtroppo la perdita di un nostro caro amico Mimmo Grosso, tra indubbati, e dopo tutto questo ci troviamo in una situazione veramente terribile, perché i marittimi riprenderanno lo stipendio a ottobre. A noi ci dicono sempre va bene, abbiamo fatto gli aiuti, ma non si vive di aiuti, si vive di lavoro. Il fermo non lo riformano, perché questi veramente sono una massa di incapaci, perché il fermo si deve riformare. Dopo 30 anni è giusto che questa categoria inizia pure a risollevarsi un pochino con delle riforme, ma le riforme le dovremmo fare assieme a un tavolo con chi va a lavorare, basta con le associazioni di categoria e i sindacati. I grillini che dovevano tanto rompere questo muro, questa cosa dello Stato, i dirigenti, è venuto il sottosegretario, si è fatta la passeggiatina istituzionale e non ha concluso niente. Il ministro, con tutto il rispetto che è una donna, si è lavata le mani, non capisce che cos'è la pesca, perché poi la verità è questa, e ci troviamo in questa situazione qua. L'altro problema è che perdiamo i mercati, perché ovviamente verremo invasi dai mercati stranieri, il Tirreno lavora. Io voglio capire questa riforma quando lo faranno, perché deve fermarsi sempre l'Adriatico e il Tirreno dopo? Si potrebbe fare una volta uno, una volta un altro. La realtà è chi sta sul territorio e lavora può dare una mano a far capire giustamente se è un biologo, se è un politico, a far capire i problemi che ci sono, e assieme potremmo risolvere questi problemi.